Allora, oggi iniziamo un nuovo argomento, teoria della misura. Per questo argomento seguirò in parte il libro di testo che è il Giusti, analisi matematica 2, vecchia edizione, e in una piccola parte, praticamente il primo capitolo, seguirò un altro libro che si chiama Rudin, analisi reale e complessa. Analisi reale. La casa editrice è fuori indietro. Oh, questo per la teoria, poi abbiamo sempre detto che gli esercizi si possono prendere da molti libri di testo, Marcellini Sbordone, Marcellini Sbordone. Ok, detto questo, introduciamo un concetto fondamentale senza il quale non si riesce a fare nessuna teoria della misura, diciamo, moderna, che è quello di sigma algebra. Allora, noi abbiamo una terna, una coppia x sigma, poi aggiungeremo la misura mu. X è un insieme. Sigma è una famiglia di parti di X. Quindi è una famiglia di sottoinsieme di X. Questa famiglia deve avere tre proprietà. Come vedrete, come vedremo adesso, queste proprietà somigliano un pochino, ma non sono uguali a quelle degli aperti e dei chiusi dell'anno scorso. La prima proprietà è che il vuoto e tutto X devono essere elementi di sigma. La seconda proprietà è che se ho una successione di insiemi che stanno in questa famiglia sigma, allora, quindi una famiglia numerabile, la loro unione deve essere ancora un elemento della famiglia. La terza proprietà è che E appartiene a sigma se e solo se x meno E appartiene a sigma. Quindi la terza proprietà ci dice che se un sottoinsieme di x sta nella sigma algebra, allora il complementare deve stare nella sigma algebra, viceversa. Ok, il termine standard internazionale è sigma algebra, ci sono anche altri termini che sono derivati dal francese, clan, tribù, ma in genere. Cerchiamo di capire però qual è il motivo di queste proprietà. Cioè, queste proprietà sono assegnate, quindi noi le dobbiamo soltanto verificare, però perché devono essere verificate queste proprietà piuttosto che altre proprietà? Allora, voi avete già fatto un corso elementare di teoria della probabilità, anche se non avete visto la teoria della misura sottostante. Nel caso di uno spazio di probabilità, il vuoto corrisponde all'evento nullo e tutto x corrisponde all'evento certo. Quindi è chiaro che questi, diciamo, la sigma algebra corrisponde agli eventi che hanno una probabilità.
che avranno una probabilità. Quindi è chiaro che l'insieme vuoto, cioè, deve avere probabilità 0 e quindi deve avere probabilità, e l'evento certo deve avere probabilità 1. Quindi almeno questi due eventi devono essere misurati. Poi è ragionevole chiedere che se io posso misurare la probabilità di un evento, posso misurare anche la probabilità del complementare. Questa è quella più problematica. Questa mi dice che se io posso misurare la probabilità di ogni epo n, allora posso misurare anche la probabilità della loro linea. Noi non abbiamo ancora parlato né di misura né di probabilità, però la sigma-algebra è l'elemento sottostante, cioè sono gli eventi, nel linguaggio della probabilità saranno gli eventi che possono avere una probabilità. Perché ricorriamo a queste tre probabilità, queste tre proprietà, e non diciamo per esempio che sigma sia tutto P di X? Ok? Ci sono delle misure, delle probabilità che sono definite su tutte le parti di un insieme, cioè delle misure per cui tutti gli insiemi sono misurabili, o delle probabilità per cui tutti gli eventi sono misurabili. Ma non è questo in generale il caso. Vedremo che proprio nel caso della misura di Lebesgue, che è quella che ci interesserà di più, cioè la misura che estende la normale nozione di lunghezza in una dimensione, area in due dimensioni e volume in tre dimensioni, proprio in quel caso non tutti gli insiemi saranno misurabili, almeno se vogliamo determinate proprietà. No? Voi vi aspettate per esempio che se io prendo una regione dello spazio, no? E la muovo, vi aspettate che il volume cambi? No. Allora, se vi aspettate che il volume non cambi, non tutte le regioni dello spazio avranno una misura, saranno misurate. Questo lo vedremo poi successivamente. Però questa proprietà ci vuole, perché questa proprietà, noi abbiamo già fatto le serie, questa proprietà è la proprietà che ci serve da controparte per fare efficientemente sviluppare degli efficienti teoremi di, per esempio, di passaggio al limite sotto il segno di integrale. Quando hai un passaggio al limite sotto il segno di integrale o sotto il segno di serie, hai una successione, c'è poco da fare. Allora cosa vuoi? Vuoi che il limite della successione, in quel caso vedremo, sarà una funzione, il limite della successione di funzioni misurabili sarà una funzione misurabile. Se non avete questa proprietà sottostante, è praticamente impossibile da ottenere questo discorso. Cioè, si può fare ancora una sottospecie di teoria della misura, ma è molto limitata come scopo. Ok? Quindi queste tre proprietà sono essenziali, sono quelle essenziali per sviluppare una buona teoria della misura. Ok? Allora, vediamo poi un'altra considerazione. Andiamo a confrontare queste proprietà. L'anno scorso abbiamo visto in R, poi generalizzato a Rn, le proprietà degli aperti e dei chiusi. Allora, se vi ricordate le proprietà degli aperti, la prima proprietà era uguale. Il vuoto e tutto X erano aperti. Questa proprietà non c'era proprio. Normalmente il complementare di un aperto non è affatto un aperto, almeno rispetto alla topologia euclidiana. Chiaro? Questa proprietà invece c'era di più. Cioè l'unione di una famiglia qualunque, non solo di una successione di aperti, era aperta. Per quanto riguarda l'intersezione, a parte che, ripeto, questa proprietà ha un significato suo specifico, perché il complementare
di un aperto, non è un aperto, complementare di un chiuso, un genere, non è un chiuso. Comunque, tramite questa proprietà che vale per l'unione, si può dimostrare subito che vale anche per l'intersezione. Questo è il primo esercizio che facciamo. Allora, se diciamo, supponiamo di avere uno spazio X con una sigma algebra sigma, poi supponiamo esercizio 1, supponiamo di avere una successione di elementi di sigma, allora l'intersezione di tutti questi insiemi deve ancora appartenere alla sigma algebra. Diciamo, lo svolgimento dell'esercizio è molto semplice. Se io vado a vedere il complementare dell'intersezione, questo è l'unione dei complementari. Questo per le leggi del Morgano. Allora vedete che questo elemento, siccome con n sta in sigma, questo elemento grazie alla proprietà 3 sta in sigma. Questa è un'unione di una successione di elementi di sigma e quindi come tale appartiene a sigma. Ma questo mi dice se il complementare di questa intersezione sta in sigma, sempre per la proprietà 3 mi dà la tesi, cioè che l'intersezione di dei componenti sta in sigma. Quindi dal punto di vista delle unioni e delle intersezioni, una sigma algebra è molto più flessibile degli aperti e dei chiusi. È vero che non possiamo fare unioni e intersezioni qualunque, ma è altrettanto vero che possiamo fare l'unione o l'intersezione di una successione di elementi della sigma algebra e non uscire dalla sigma algebra. In più possiamo sempre fare il complementare, cosa che negli aperti e nei chiusi non possiamo fare, cioè possiamo fare ma usciamo dalla famiglia. Immaginate per esempio che una sigma algebra contenga gli aperti, ok? Vedremo che la più piccola sigma algebra contenente gli aperti si chiamerà sigma algebra dei Borelliani. Comunque, mettiamo che gli aperti li vogliamo misurare, no? Quindi in genere saranno elementi di una sigma algebra, se abbiamo già per esempio una metrica e quindi una topologia. A questo punto, se abbiamo gli aperti, grazie alla proprietà 3 abbiamo pure i chiusi, ma grazie a queste due proprietà, la 2 e questa che potremmo chiamare 2 primo, che è ricavata dalla 2 e dalla 3, abbiamo un'intersezione di un numero qualunque di aperti e chiusi, numerabile, di una successione qualunque di aperti o chiusi, o di insiemi che siano, e con n può essere sia aperto che chiuso, e la stessa cosa per l'unione. E poi possiamo fare ulteriori intersezioni e così via. Quindi vedete che molti insiemi che non sono né aperti né chiusi, almeno rispetto alla topologia euclidea, no? Quella standard che abbiamo su Rn, saranno invece insiemi misurabili. Quindi gli elementi della sigma algebra si dicono, nel momento poi ci mettiamo a misura mu, si chiameranno insiemi misurabili, eventi misurabili nel caso di una probabilità. Ok, quindi questo è il punto di partenza. Questo punto di partenza deve essere chiaro, molto 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 chiaro, perché queste tre proprietà sono esattamente l'essenziale che ci serve per lavorare, proprio l'essenziale. Sono state distillate
Chiaro? Ok, adesso vediamo che cos'è uno spazio di misura. Per chiarire che cos'è uno spazio di misura, lascio queste proprietà sulla lavagna e aggiungo quella che è una misura mu. Una misura mu deve essere una funzione che va da sigma in 0 più infinito. In verità dovremmo parlare di misura positiva, però siccome noi non parleremo di altri tipi di misure, d'ora in poi diremo solo misure e basta. Noi stiamo a fare ingegneria, siamo al secondo anno di ingegneria, quindi non è che ci vogliamo allargare. Infinito incluso. Infinito incluso. La misura la valuti su insieme, no? Tu avrai E, che sta in sigma, e avrai mu di E, che appartiene a 0 infinito. È chiaro, per esempio, se io sto in R3 e ho l'usuale volume che vedremo può essere esteso a una misura, se io prendo il volume di tutto di un semispazio, è chiaro che è infinito. Oppure prendi la lunghezza di una semiretta in R, è chiaro che fa infinito. No? Quindi più infinito ci serve. Qual è la proprietà fondamentale di mu per potersi chiamare misura? Perché non basta questo. Ci vuole questa proprietà. Allora, E con N prendiamo una successione di eventi misurabili a due disgiunti, cioè tali che E con I intersecato E con J sia uguale al vuoto se I è diverso da J. Allora, mu dell'unione per n che va da 1 a infinito di E con n, che vi ricordo è ancora un elemento di sigma per la proprietà 2, questo deve essere uguale alla somma per n che va da 1 a infinito di mu di E con n. Questa proprietà si chiama numerabile additività. La mu deve essere numerabilmente additiva. Quando noi abbiamo una terna di questo genere insieme, sigma misura, allora possiamo fare, diciamo, andare a cercare di calcolare la misura di tutti gli elementi di sigma, fare delle considerazioni, fare dei ragionamenti, fare dei teoremi e quant'altro. Guardate bene che questo setting, questa configurazione è molto generale. Qua c'è solo un insieme qualunque, una sigma algebra qualunque che soddisfa quelle tre proprietà e una misura qualunque che soddisfa la numerabile attività. Chiaro? Ah, quindi
Facciamo degli esempi. Secondo questa definizione. Esempio 1. Io prendo un insieme qualunque, prendo come sigma algebra l'insieme di tutte le parti, quindi questi sono tutti sottoinsiemi, quindi chiaramente soddisfa tutte e tre le proprietà, perché siccome sono tutti sottoinsiemi, l'unione di sottoinsieme di x è un sottoinsieme di x, l'intersezione di sottoinsieme di x è un sottoinsieme di x, il componente di sottoinsieme di x è un sottoinsieme di x. E poi prendiamo delta x con 0. Delta x con 0 di un insieme di un sottoinsieme di x è uguale a 1 se x con 0 appartiene a delta. E a 0 se x con 0 non appartiene. Ricorda qualche cosa? Già l'avete incontrato in Ettore, o magari anche in qualche altro corso. È numerabilmente additiva? È certo. Perché se andiamo a verificare la proprietà di numerabile additività, vi ricordo che qui e con n deve essere gli elementi e con n devono essere a 2 a 2 disgiunti. Quindi se l'unione degli e con n non contiene x con 0, questa misura deve fare 0, quella misura là. Andiamo a fare, prendo e con n tale che e con i intersecato e con j sia uguale al vuoto per i diversi da j. Poi vado a fare delta x con 0 dell'unione per n che va da 1 a infinito degli e con n. Allora, quanto fa questo? Fa 0, diciamo fa 1 se x con 0 appartiene a quest'unione. E fa 0 se x con 0 non appartiene a quest'unione. Ma siccome quest'unione è fatta da insieme a 2 a 2 disgiunti, è chiaro che x con 0 può appartenere, in questo caso non appartiene a nessuno di questi sottoinsiemi. Quindi la misura di ciascuno e con n fa 0, e quindi noi abbiamo che 0 è uguale alla somma di tutti i 0, che è vero. Nell'altro caso, x con 0 appartiene a quest'unione, che vuol dire che appartiene a esattamente uno di quegli insiemi. In uno ci sta e negli altri non ci sta. Quindi avremo 1 uguale alla somma di un 1 e tutti 0. Ok? Il che è vero. Quindi questa qua è un esempio di misura. È una misura piuttosto semplice, piuttosto banale, ma è una misura. Ok? Allora, già il fatto che dentro il capitolo misure rientri una cosa che io ho visto in elettrotecnica e magari altre cose che ho visto in probabilità, già questo vi fa capire che, diciamo, questi strumenti sono potenti. Cioè la generalità di queste cose non deve spaventare
bisogna coniugarla con gli esempi, con gli esercizi, però questa non è in matematica la generalità. Quando viene raggiunta perché la gente ci ha pensato molto, distilla esattamente quello che è essenziale per lavorare. Queste sono le proprietà essenziali per lavorare con delle vite. Queste unite ovviamente alla numerabile effettività. Ok? Bisogna avere una sequenza e la numerabile effettività. Andiamo a vedere adesso invece un esempio negativo. Se vi ricordate, l'anno scorso, sia pure marginalmente, sull'integrale, immagina l'integrale di Riemann, abbiamo definito la misura di piano Jordan. Allora, la misura la chiamo PJ. 1 sta perché l'anno scorso abbiamo trattato soltanto, diciamo, stavamo in R, quindi integrale di funzione di una variabile e misura di sottoinsiemi di R. Quindi la misura di un sottoinsieme E di R, come veniva definita? Come l'integrale della funzione su tutto R della funzione caratteristica di E. Allora, noi volevamo che questa funzione fosse integrabile secondo Riemann, e l'integrale, questa è l'integrale di Riemann, secondo quello che abbiamo detto oggi, non è una misura. Perché? Allora, andiamo a vedere. Prendiamo un punto x con 0. Se io vado a fare l'integrale su tutto R della funzione caratteristica dell'insieme x con 0, del solo x con 0, in dx, chi è questa funzione? È la funzione che vale 0 dappertutto tranne nel punto x con 0 dove vale 1. Se vi ricordate, l'integrale di una funzione del genere fa 0. La funzione che vale diciamo a valori diversi da 0 solo in un punto vale 0, o solo in numero finito di punti, secondo me. Ecco, andiamo a prendere adesso questo insieme E uguale Q intersecato 0, 1. Cioè questi sono tutti i numeri razionali di 0, 1. Ok? Ora, Q, se vi ricordate, è un insieme numerabile. E quindi anche questo che è un sottoinsieme è numerabile, quindi questo insieme si può descrivere come una successione. Se io vado a fare la misura di Peano Jordan unodimensionale di un certo Q con n, attenzione, questa è la successione n ripetuto, questo è l'insieme del solo q con n, ad esempio il primo q con 1, poi c'è q con 2, poi c'è q con 3, eccetera. Questa misura qui fa 0 per ogni n appartenente a n. Quindi questa è una successione di punti. È una successione di punti. Ogni punto ha misura di Peano Jordan che vale 0. Ma E lo posso altrettanto vedere come l'unione per n che va da 1 a infinito di tutti questi punti. Questi punti
li ho presi tutti diversi, nella successione non ripeto due volte lo stesso numero. E quindi quest'unione com'è? Qua devo scrivere così, per più precisione. L'unione di questi insiemi mi dà i. Un punto alla volta li aggiungo. Quando ho fatto tutta la successione ottengo i. Questo cosa mi dice? Questa successione è a 2 a 2 disgiunta, perché una volta che prendo due punti, quelli non sono lo stesso punto, quindi Q con I, l'insieme che contiene il solo punto Q con I, intersecato l'insieme che contiene solo Q con J, è vuoto. Questo cosa mi dice? Possiamo dire che la misura, diciamo, quelle condizioni che ho imposto io vorrebbero che la misura di E dovrebbe fare la somma per n che va da 1 a infinito della misura di Q con n, cioè 0, queste fanno tutte 0, quindi la somma di 0 fa 0. Cioè se un punto ha misura nulla, ha lunghezza nulla, una successione di punti, essendo una successione, deve avere lunghezza nulla. Chiaro? Il problema è che questo è l'integrale su R della funzione caratteristica di E che non esiste, se vi ricordate. Era proprio l'esempio, era un esempio di una funzione non integrabile secondo Riemann. Per quale motivo? Se io prendo 0, 1 e prendo tutti i punti razionali di 0, 1, questi sono un sottinsieme denso, allora per fare l'integrale di Riemann io dovevo poter approssimare questa funzione dal basso e dall'alto con delle funzioni a scalino. Ma questo dal basso, dall'alto è possibile, ma dal basso no, perché questa funzione qui vale 1 solo sui razionali, quindi quando io prendo questa funzione qui a scalino non è una minorante. Perché? Perché ci sono i valori sui punti irrazionali dove la funzione vale 0. Diciamo, un singolo elemento della funzione a scalino è la funzione caratteristica di un intervallo, un singolo addetto. Quando prendo la funzione caratteristica di un intervallino, in ogni intervallino, sapete, ci sono punti razionali e punti irrazionali. Quindi, nel momento in cui vado a prendere una funzione minorante maggiore di 0, non è minorante, quindi le minoranti di questa funzione qui, quella vale 1 sui razionali, 0 sugli irrazionali, le minoranti devono stare sotto 0, mentre le maggioranti, per analogo motivo, devono stare sopra 1. Quindi quando andate a costruire diciamo, l'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti veniva 1, quando andate a costruire l'estremo superiore degli integrali delle funzioni a scalino minoranti veniva 0. Siccome 1 è diverso da 0, questo integrale non esiste. Quindi questa non è una. Allora questo uno capisce che non va bene. O torniamo indietro e cambiamo le proprietà che abbiamo appena detto, per esempio ci accontentiamo della additività finita. La misura di Peano-Giorda, se vi ricordate, abbiamo detto l'anno scorso, è finitamente additiva. Cioè se io prendo due insiemi diversi, la misura a 2 a 2 disgiunti, due insiemi disgiunti, la misura dell'unione, la lunghezza dell'unione era uguale alla somma delle lunghezze. Tuttavia, quando gli insiemi non sono due ma sono una successione, questo non è più vero. I singoli insiemi hanno una lunghezza, ogni insieme ha lunghezza nulla, ma l'unione di tutti questi punti, che è una successione di punti, la lunghezza non ce l'ha. Quindi, ripeto, o torniamo indietro e modifichiamo quelle proprietà,
o modifichiamo quella. Cioè quella lì non è che non sia una misura. Vedremo che coinciderà con la misura di Lebesgue su tutti gli insiemi che potete immaginare voi, normalmente. Ok? Quindi nei casi pratici, quando andiamo a fare il volume di un pezzo di spazio, di una regione dello spazio, oppure l'area di un pezzo di piano, oppure la lunghezza di un intervallo, la misura di Lebesgue e la misura di Peano-Jordan coincideranno. Però si tratta di modificare quella definizione in modo tale che, pur restando quella che conoscevamo nei casi classici, rispetti la proprietà di innumerabile additività. Questo non è facile da fare, non è facile da fare al secondo anno, però siccome voi in teoria dei segnali, piuttosto che allora voi per esempio state a fare elettrotecnica e voi avete misure di carica superficiale o lungo un filo, ce l'avete queste, no? Le descrivete tramite certe proprietà che devono avere, perché io quando faccio l'integrale di una misura di carica superficiale la devo fare su un pezzo di superficie, non è che la posso fare su un pezzo di volume, perché un pezzo di superficie ha un volume nullo, quindi quello mi direbbe che la carica non c'è. Se la carica avesse una densità di volume su una superficie, la carica è zero. Questo sto dicendo. Ma quella c'è una densità di carica superficiale, che vuol dire che la misura che rappresenta quella distribuzione di cariche è una misura che sarà, secondo un termine tecnico che non so neanche se definiremo, assolutamente continua rispetto alla misura della superficie. Allo stesso modo, se una carica è distribuita su un filo, la carica la trovate là sopra, quindi la misura che rappresenta la distribuzione di quelle cariche è assolutamente continua rispetto alla misura che conta la lunghezza del filo, ok? La lunghezza di un pezzo di filo, e così via. La configurazione che abbiamo stabilito permette in un colpo solo di trattare con tutti questi casi insieme. Cioè, nel momento che io sviluppo una teoria delle misure che vada bene in questa situazione generale, i teoremi che andrò a fare, andrò a scrivere, saranno veri per ogni spazio di misura, cioè per ogni insieme x dotato di una sigma algebra sigma e una misura monica. Ok? Quindi non avrete bisogno di ridimostrare ogni volta certi teoremi, perché ma è cambiata la misura, qua devo rifare tutto. No, cioè, i concetti sono molto generali, sono basilari, però valgono dappertutto. Quindi varranno in probabilità, varranno in elettrotecnica, varranno in teoria dei segnali e quant'altro. È chiaro? Quindi il vantaggio c'è ed è molto forte. Ok. Per esprimere questo vantaggio noi faremo prima la definizione di integrale rispetto a una misura e i teoremi di la famosa terna, il teorema di Beppo Levi, il lemma di Fatou e il teorema del passaggio al limite della convergenza dominata di Lebesgue. Ok? Questo ci porterà via buona parte della lezione di oggi, se non tutta la lezione di oggi. Penso tutta. Perché dobbiamo comunque fare un po' di lavoro preliminare. Però, una volta fatto questo, sarà ben chiaro il vantaggio che c'è a fare le cose in generale. Perché quando io l'ho fatto, quel discorso vale per ogni spazio di misura. Non è che vale solo per la misura che poi andremo a costruire, che sarà quella di Lebesgue. Mi spiego meglio.
Noi facciamo, abbiamo fatto questo setting, in questo setting generale andremo a definire le funzioni misurabili, andremo a fare tutta una serie di cose che porteranno via un po' di tempo, ma non tantissimo, porteranno via la lezione di oggi con qualche appendice, la lezione di oggi più un'ora della prossima lezione, ma non di più. Il problema poi sarà far vedere che esiste in RN, la prima misura con la quale uno vuole lavorare è la misura che estende il normale volume. Ok? Allora noi a quel punto dobbiamo far vedere come definiremo la misura secondo piano Jordan in RN, quello lo definiremo molto diciamo marginalmente, perché faremo subito vedere come si fa secondo le Beck. Ok? Come si fa secondo piano Jordan lo diciamo, ma non lo sviluppiamo, perché facciamo direttamente la definizione, diciamo andiamo a verificare le proprietà della definizione di misura secondo le Beck. Però ovviamente diciamo tutte e due, nel senso che facciamo vedere che in molti casi le due misure coincidono. Ok? Però quel passaggio più sofisticato, quello porterà via, non lo faremo in tutti i dettagli, però lo faremo, in quel caso seguiremo il libro di Giusti, perché Giusti aveva fatto una cosa assolutamente meritoria, costruiva, mentre in matematica la misura di Lebesgue viene costruita secondo un processo astratto, quindi non si capisce benissimo come venga fuori, almeno per uno studente che sta al secondo o terzo anno, Giusti, siccome doveva farlo per ingegneria, aveva fatto un lavoro meritorio, l'aveva costruita proprio materialmente, cioè dando le definizioni dirette che daremo noi, che riprenderemo noi, ok? E aveva dimostrato direttamente le proprietà che soddisfaceva, che la famiglia di sottoinsieme era una sigma algebra e che quella era una numerabilmente additiva. Nell'edizione nuova però Apiata ha cancellato tutto qua, probabilmente perché dopo la riforma qualcuno ha detto ma ti metti a fare la teoria di Lebesgue. Io per quello che ricordo, quando ho iniziato io a fare qualche esercitazione, stiamo parlando del 1990, e a Salerno si faceva benissimo, la gente la studiava benissimo e si capiva tutto benissimo. Quindi siccome qua abbiamo avuto la fortuna di conservare più o meno la struttura di analisi 1 abbastanza integra e comunque di fare qualcosina di analisi 2, per esempio le equazioni differenziali nel corso che adesso si chiama analisi 2, ma che è geometria più alcune nozioni di analisi 2, io ritengo che valga ancora la pena di farla, perché voi non siete studenti di un corso di ingegneria qualunque, siete studenti di un corso di ingegneria di informatica e telecomunicazione. Allora, in telecomunicazioni, spazi LP, voi li vedete a ogni 3x2. L2 è pane quotidiano. Quella L sta per le Beck. Quindi, se non capite le Beck, tutto quello che fate, rischiate di fare un sacco di cose di cui non cogliete il senso. Quindi questa... Vabbè, allora adesso facciamo una piccola pausa.